voglio ricordare che mi ricordo di tutti voi. Come faccio a ricordarmi se sono una signorina? A dire il vero non lo so, però siete tutti quanti nel mio cuoricino e quindi vi abbraccio forte, 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 fortissimissimo. Ma siete pronti per una nuova fiaba? Questa fiaba si chiama I sogni e la regola del tre. Pronti? Hai fatto pipì e lavato i dentini? Tutti nel letto! Che bei pigiamini! Abbassa la luce e abbraccia chi vuoi. Ecco la fiaba, è pronta per voi. Fata smemorina si svegliò di soprassalto. Qualcosa l'aveva spaventata. Balzò in piedi sul letto, cercando di ricordarsi cosa fosse successo. Nel sogno la stavano incoronando smemorina dell'anno, una delle sue storie preferite, quando un rumore improvviso l'aveva fatta sobbalzare. Forse un drago sputafuoco, un orso, un coccodrillo? Poco probabile. Eppure quel suono spaventevole le riportò alla mente qualcosa. Pensa, pensa, pensa e ripensa. Ma sì! È il rumore che fa una smemorina quando dorme a bocca aperta. E siccome nei paraggi sembrava che di fate smemorine ne esistesse soltanto una, ecco che pensò dovesse proprio trattarsi di lei stessa. Intuì di russare talmente forte da strapparla di colpo dal mondo dei sogni. Ah, meno male, non è successo niente, tutto a posto. Tutto come sempre, insomma, compresa la bacchetta magica che, dopo il latte con le sue 15 gocciole, si lanciò fuori dalla torretta, come tutte le mattine. E come sempre, fata smemorina la seguì con un balzo fuori dalla finestra, starnazzando come un'anatra. Torna subito qui, immediatamente! E ovviamente, come ogni giorno, questa, già un chilometro da terra, si girò verso la fata, le fece una pernacchia e sparì dietro una nuvola. Fata smemorina cercò di seguirla con lo sguardo rivolto all'insù. Ma un momento, c'era qualcosa di molto strano. Guardando ad est, oltre Tiglio il Saggio, un sole palliduccio si fece largo tra la foschia, illuminando il cespuglio ormai spoglio dell'illa. Fata smemorina girò lo sguardo verso la torretta. Il buio fitto della notte ricopriva ogni cosa. Ma, balbettò la fata, con la bocca sempre più spalancata. Con l'occhio ad ovest osservò le montagne sullo sfondo. In un tardo pomeriggio estivo, accendersi nei bagliori dei lampi di un temporale. Cercò di mettere a fuoco laggiù, verso il bosco dei folletti. Il sole cadeva a picco, come sempre succede nell'ora del mezzogiorno, quando le ombre si fanno corte corte. Fata smemorina girò velocemente su se stessa. Pallido sole nella foschia d'est, notte a nord, temporale estivo a ovest, mezzogiorno a sud, ancora
mattina, notte, pomeriggio e mezzodì. Veloce, sempre più veloce. 9, 3, 6, 12, 9, 3, 6, 12, 9, 3, 6, 12. Bambini, sapete anche voi cosa accade quando si ruota sempre più velocemente su se stessi. La testa inizia a girare, si perde l'equilibrio e patapunfete! Ebbene sì, successe proprio questo. Fantasmemorina stramazzò al suolo con la testa che roteava come una trottola senza controllo. Cosa succede? Chi mi ha buttato per terra? Sarà stata quella furba di Nera Serpe, con i suoi dispetti. Ai 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 ai. Mi spiace, Smemo, ma non sono stata io. Anche se, a essere sincera, sei molto divertente così. Le rispose la serpe da dietro la torretta, con in testa un berretto da notte. Allora magari sarà stato un vento di fata d'aria. E no, signorina, che fai lì per terra? Non dovresti essere a mettere le pozioni fatate al riparo dai fulmini? Rispose fata d'aria, che sgocciolò sulla faccia della Smemo pioggia da temporale. Ma Tiglio, sono stati i folletti della tua scuola? Sempre a fare scherzetti loro, eh? Tiglio il saggio aprì mezzo occhio e, visibilmente assonnato, strascicò queste parole. Sono le 9 di mattina. Io ho fatto scuola tutta la notte e ora mi merito un bel riposino. I folletti sono nelle loro case da ore ormai. Impossibile siano qua attorno. Buon sonno! E tornò a dormire. Smemorina ci pensò un po'. Magari sono inciampata in una di quelle gallerie sotterranee scavate da Leprotto il coso. Cosa dici? Sto preparando un bel piatto di carote lesse per pranzo. Le si presentò davanti Leprotto Fifotto, con tanto di grembiulino bianco, cappello da cuoco e un bel mestolo in legno. Se non hai bisogno, io vado che mi si brucia tutto. Fata Smemorina si sentì sempre più confusa. C'era un unico animale in grado di aiutarla. E fu così che gridò a squarciagola. Rebecca! Rebecca, aiuto! E corse a perdifiato fino alla tana di Rebecca la volpe. Rebecca, apri, apri presto! Gridò la fata, battendo a più non posso alla porta dell'investigatrice. Toc 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 toc! Toc 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 toc! Buongiorno, Smemo, che succede? Perché così agitata? Nuovamente agitata, come spesso del resto. Smemorina, che essendo della famiglia delle smemorine si era già scordata della metà delle cose, farfugliò leggendo sul palmo della mano delle scritte a viro. È 9, 3, 6, 12. Non so cosa vogliano dire questi numeri, so solo che stavo sognando che mi incoronavano smemorina dell'anno. Quello me lo ricordo, poi ricordo... E poi tutto un pasticcio! Rebecca sbirciò fuori, lente fantasticosa alla mano. Annusò l'aria,
osservò il cielo in ogni direzione. Rientrò e prese il grande libro dell'investigatore del tempo. Mewi! Disse dopo un'ora passata a consultare il manoscritto. È la regola del tre! Eh? Regola di che? Del tre! 9, 3, 6, 12! In realtà dovrebbe essere 3, 6, 9, 12! Guarda qua! E iniziò a leggere. È la regola del tre! Colazione con il tè, pranzo con carote lesse, pomeriggio e se piovesse, buia può essere la notte, se russare poi le ha rotte, capisci smemo? Veramente no, no, no. La smemo sembrò ancora più confusa. Parbleu, che pazienza che ci vuole! C'è la mattina sonnata, le carote leste del pranzo di Le Proto Fifotto, il temporale di pomeriggio, la notte senza luna, tutti gli elementi! Smemorina guardò in ogni direzione, senza capirci nulla. Rotte! Chi ha rotto chi? Le speranze, smemorina. Il tuo russare ti ha svegliata di soprassalto, rompendo le speranze di essere venerata come smemorina dell'anno nel tuo sogno. E così la regola del tre si è avverata, creando tutta questa confusione. Ah, sì, ho capito tutto. Non ho capito niente. Immagino, pensò tra sé e sé Rebecca la volpe. Poi allungò alla fata una tazza fumante. Voilà, ecco il tè che mi avevi richiesto. E siccome la smemorina era della famiglia delle smemorine, e non si ricordava di non aver chiesto alcuna bevanda, prese il tè e lo scolò fino all'ultima goccia. Poi, pufete! Si schiantò a terra, cadendo in un sonno profondissimo. Fata d'aria, la pozione ha funzionato! Presto, aiutami che la smemo è diventata proprio pesante! E un venticello denso sollevò la smemo da terra, la fece svolazzare a mezz'aria fino alla casa delle fate e l'appoggiò sul lettone con i piedoni sul cuscino. Beh, la smemo dorme sempre così. Ed ora l'ultimo passaggio. Pronta d'aria? 1, 2, 3. E girarono sul fianco destro la smemo, che senza interrompere il suo sonno smise immediatamente di russare e riprese a sognare la sua incoronazione. Nel sogno tutti gli abitanti del bosco iniziarono ad applaudire in direzione della fata, mentre lei si inchinava pavoneggiandosi a destra e a manca, ringraziando con un lieve cenno della mano. Fu così che si svegliò di ottimo umore, aprì la finestra e annusò l'aria freschina dell'autunno, mentre il sole pallido la salutò, accarezzandole il viso col suo raggio mattutino. Bimbi, però adesso si è fatto tardi, si chiudono gli occhietti, spegni la luce e fai sogni dolcetti. Buonanotte a tutti, bimbi.
Buonanotte.